Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Luciano Somma e Sergio Cintura. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Come già detto nella mia sigla iniziale del Salotto di Mirtilla, questa sera abbiamo due grandi ospiti. Luciano Somma, ciao Luciano. Ciao Mirtilla, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo il nostro Sergio Cintura. Ciao Sergio. Buonasera a tutti, ciao Mirtilla. Allora, io dico un bel duo, un duo vincente, un duo che da diverso tempo, no, collabora nel fare, nello scrivere canzoni, canzoni che diciamo sono uscite da poco, tra l'altro, no? O sbaglio, Luciano? No, beh, non bene che fa male, una delle sì, canzoni ha ormai parecchi anni. Sì. Le altre sono uscite, diciamo, in questi ultimi 4-5 anni. Certo, e quindi poi le andiamo ad ascoltare e ci parlate un pochettino, no? Di questa, di questo, queste canzoni appunto che andremo ad ascoltare. Sergio, ma come si fa a lavorare a distanza? Perché io so che tu comunque ti trovi in Sardegna e invece il nostro Luciano si trova a Napoli. Cioè, come fate per lavorare? Per me c'è il detto, mi pare di averlo ricordato, che chi c'ha lingua finisce in Sardegna, tradotto, chi c'ha lingua finisce in Sardegna. Io perché ho fatto il rappresentante dei... quindi la mia voce è stata sempre in più del dovuto, ecco. Praticamente mi trovo in Sardegna perché la famiglia mia, Illo Tempore, era di quelli, i classici concorsisti, no? Ha fatto mio fratello, ha fatto mia sorella e è toccato pure a me, e fortuna ha voluto che, avendo lingua, invece andare a finire a Milano, perché i concorsisti andavano per tutta Italia, non è che si trovavano. Se chi lo fa a Napoli finisce a Milano, chi lo fa a Milano finisce a Genova, quindi è un tortiglione che non finisce là. Io sono finito in Sardegna e, avendo lavorato in Sardegna anche come rappresentanza di Lenti a Contatto, nella famosa casa di Lenti a Contatto, e niente, già la conoscevo, quindi non mi sono scoraggiato e sono andato. E devo dire che mi trovo bene qui in Sardegna, questo è il motivo per cui ho abbandonato Napoli intorno ai 31 anni, 32, piccolino, per venire proprio qui, vincitore di un concorso, di quelli che mi hanno chiamato dopo 10 anni praticamente, nel senso che io lo feci 10 anni prima e lì ce l'ho scritto, si vede che ho una certa dimestichezza con le parole, quindi il tema mi è venuto facile. È normale, ormai eri diventato vecchio, tra virgolette. Poi bloccato per i soliti brogli di famiglia che saltano fuori ogni volta che fai un concorso, è bloccato questo concorso per 10 anni. E dopo, improvvisamente, mentre lavoravo con un'altra azienda a Roma, proprio nella Lente a Contatto, mi hanno fatto fare l'orale. Io andai lì senza, cioè, niente, senza alcuna preparazione, non me l'aspettavo e non sapevo che. Però alla fine mi hanno fatto fare cose che sapevo fare. Con la lingua dell'inglese ho storto un po' la bocca e mi è venuto bene. La dattilografia la sapevo fare perché
vivo di dattilo. E poi mi hanno detto: qual è la capitale dell'Olanda? E allora, perché c'ero stato Amsterdam, mi è venuto pure bene. Ti è venuto bene, ecco. Dopo 2 o 3 minuti ho finito tutto e me ne sono andato. E sono uscito 286esimo fuori graduatoria. Quindi cosa significa? Dovevano assumere tutte le persone del concorso più sperando che 286 persone dicessero di no. Il fatto che il concorso era andato oltre i 10 anni, diciamo, sono arrivati a me. E ora sono arrivati a me, io mi ricordo sempre io e mio padre, mia madre, andammo a Roma per domandare, ma senti, mio figlio ha fatto 280 euro, se qua che sperate, e l'impiegato dice, no, oh, guarda, la sta aperto, guarda, è tutto chiuso, non si muove niente. Dopo una settimana che andammo lì, arrivò il telegramma. Ora, se io ero debole di cuore, nel senso che mi stavo pronto al suicidio perché non trovavo posto di lavoro e mi ero suicidato, mi trovavo pure il posto di lavoro. Ecco, E queste cose visto. non vanno fatte, è un'accusa purissima ai signori che fanno queste cose. Non puoi dire sì, no, E non è poi formale diventa di due, no, era e mio c'hai padre, perché, ma ragione. non c'è la speranza piccola perché questo poteva. No, assolutamente no. E allora se tu sei ritornato a pigliarlo per l'orecchio, perché ripeto, avevo bisogno di quel posto di lavoro e mi suicidavo, tra virgolette, che è capitato. Perché non trovavo lavoro, non è una cosa bella, non è una cosa positiva. Comunque, devo dire, sono andato in centro contentissimo della situazione ed eccomi qua, pronto, ecco perché sono qui in centro. Poi Luciano, Luciano è Luciano, un come hai conosciuto questo Sergio tu, Luciano? grande. Ci siamo conosciuti attraverso internet, e mo apprendo però, perché non sapevo, che lui è in effetti anche un mio ex collega, perché io ho fatto per 43 anni il rappresentante, anche se in un altro settore, cioè i ricambi per auto. E lui invece ho sentito adesso che ha fatto, io lo sapevo che lui lavorasse con la telefonia, non sapevo che praticamente precedentemente avesse avuto questa attività professionale come la mia di rappresentante Quindi io rappresentante per auto e lui, se ho ben capito, come ottico, insomma, roba di ottica. avete qualcosa in scusate comune, perché. oltre alla musica? Infatti ci siamo conosciuti una decina, no, forse anche più, 12 anni fa attraverso internet. Io gli mandai un testo di una canzone che poi ha visto la luce dopo alcuni anni, ma secondo me sono più di 12 anni, sarà intorno al 2004-2005. Questi sono 12-13 anni, perché poi per musicare questa canzone, Chino Sergio è molto lento, fa delle bellissime musiche, però è un po' lento nella realizzazione e ci mette un po' di tempo per farla, insomma, con quasi 3-4 anni ci mettemmo per far uscire Nu bene che fa male, che poi è stata molto seguita perché infatti è presente adesso con diversi video, ma il primo video c'ha oltre circa 14.000 visualizzazioni e non sono E non poche. sono poche. Vabbè, ma noi lo vediamo che Sergio è lento, no? Anche quando parla. Io ho sempre detto, che la gatta per fare i figli, come dire, per andare di fretta fece i I figli figli ciechi, ciechi, non so se riesco certo. a esprimermi in italiano, nel Ecco. senso che chi va di fretta fa degli errori, infatti i gattini nascono con gli occhi chiusi. E Ecco. quindi è Scusa, ma Napoli impieghi classico. 4 anni per fare una canzone. Ma dipende, perché io come sai ho un numero veramente abbastanza congruo di canzoni, ma io i testi li faccio in pochi minuti, o li faccio in pochi minuti o non escono più. Cioè praticamente io ho bisogno del momento ispirativo, dunque parliamo di un'altra cosa. Hai ragione tu, chi va piano va sano e va lontano e siamo d'accordo, ma nell'arte è diverso, perché se uno scultore ci mette 10 anni per fare una scultura, secondo me era poco ispirato. Ti Infatti, pare?
infatti. Ma romperebbe il marmo, è un po' dura. Però Luciano, io credo in una cosa, poi correggetemi entrambi se sbaglio. Se uno ha una vena poetica, no? Perché la vena poetica comunque credo che sia un qualcosa che è naturale, no? Ce l'abbiamo dentro di noi. Ci certo. Sediamo, abbiamo in quel momento bisogno di esprimere una certa sensazione, una certa emozione, mi metto giù e mi esce una bellissima poesia, una bellissima canzone. Dover musicare però su un testo scritto, lì effettivamente ci vuole un po' più di tempo, o sbaglio? Ma dipende, molto dipende, molto dipende, perché chiaramente Sergio per esempio è stato lento con quella canzone, ma le altre diciamo l'ha fatta in tempi un po' più brevi. Ah, non ha impiegato 4 anni? Non ha impiegato 4 anni. E se no, se ci avesse messo 4 anni a canzone, beh, in effetti per 8 canzoni ci voleva 35 anni, insomma. Ho capito. Quindi insomma ti sei svegliato, cioè nel senso che le gatte le hai fatte in meno tempo, ma le hai fatte anche belle. Allora tutti con gli occhi aperti, tutti con gli occhi aperti, e probabilmente ti dovevi come dire, concentrare ed essere sicuro di te stesso, diciamo, la faccio, non la faccio, che già fa o no. Beh, diciamo, la verità è che ho avuto l'evoluzione con il programma musicale, perché prima suonavo da solo con la chitarra, no? Ah, ecco. Ma suonando sulla chitarra non facevo musica, quindi avevo bisogno del batterista, del bassista, dei fiati e roba del genere. L'hai trovato, ho avuto poi pace, perché da ragazzino ho sempre litigato, il basso lo si fa così, quell'altro lo voleva colà, quindi ogni volta si faceva un po' di musica insieme, era una litigata in generale. Invece adesso con i computer che danno la possibilità, soprattutto per degli organi buoni messi, fatti bene, danno il disegno musicale, e sul disegno musicale, sapendolo fare, perché queste sono le virgolette importanti, si aprono proprio delle porte, e ho avuto questa evoluzione da quando ho cominciato a lavorare proprio con Luciano, quindi da una velocità così fatta abbastanza lunga di anni è diventato che anche diciamo che un lavoro di 2-3 mesi può dare frutti piacevoli, e questo è sempre dal fatto che ti sei messo a lavorare praticamente con un computer, ed ecco il motivo che sto in Sardegna, sto solo, perché è la cosa che mi dispiace di stare solo, avrei bisogno magari della compagnia anche di Luciano, diretta, avrebbe sicuramente fatto fiorire più rose, diciamo, e quindi a quel punto lì mi sono un po' lanciato verso la composizione, perché lui mi dà dei testi che troverei l'occasione magari di, dopo avermi ascoltato qualcuno, di fare qualche deduzione, qualche considerazione su quei testi, perché effettivamente il ragazzino di oltre 70 anni, io mi fermo qui, scrive come un ragazzino dei 20 anni, forse anche di meno, certo. Ed è piacevole costruire una musica su qualcosa che coincide, cioè il senso c'è, per la canzone abbiamo delle regole per la canzonetta italiana classica, uh-huh. E lui ci entra tranquillamente dentro, riuscendo a dare nelle frasi quello che uno vorrebbe raccontare, e quindi io una canzone in italiano, Goccia d'amore, che è nel CD, è un cielo terzo nel mio filo, col sole alto fin lassù, gocce d'amore io vorrei, chiuse nei miei sogni. E questa ragazzina c'ha 15 anni. Eh sì, e invece? un mondo nuovo nei miei domani, sorriderà anche per me, gocce d'amore io vorrei, chiuse dentro ai sogni miei. A 15 anni, facciamo adesso, possiamo fare pure 12, perché i ragazzi facciamo anche 14, dai, 14-15 anni. È un fascio, cioè, mentre la mamma gli pulisce ancora tutto il resto, questi già me la parlano, scrivono al computer, camminano, non so, a volte sono pericoloso. È vero. Comunque, però abbiamo il nostro grande...
Luciano, dopo sì. quanto tempo? Quindi praticamente da questo noi deduciamo che tu sei favorevole alla nuova tecnologia, Sergio. Certo, certo, ha ragione, la nuova tecnologia, ma anche io sono senza questi mezzi così, diciamo così, che ci portano un po' in tutto il mondo, non avrei potuto avere tante collaborazioni e scrivere tante canzoni, anche perché avrei scritto lo stesso forse tantissimi testi, ma li avrei tutti nel cassetto purtroppo, invece fortunatamente sono diventate tutte canzoni, grazie appunto a Sergio Cintura e a altri collaboratori che chiaramente mi collaborano appunto. Certo, e dopo quanti anni, Luciano, hai incontrato questo signor Sergio Cintura? Perché vi siete incontrati poi? Sì, poi ci siamo incontrati 5-6-7 anni fa, credo, perché lui venne a Napoli e cortesemente mi venne a trovare affettuosamente. Lui è un altro collaboratore che infatti è un nostro coautore di Un bene che fa male, Alberto Galì si chiama, che poi è anche quella che la canta sta canzone, perché Alberto Galì fa piano bar e dunque praticamente dunque ho conosciuto entrambi da vicino in quell'unica occasione, perché io certamente la Sardegna non la conosco, non sei mai stato. è l'unica regione d'Italia che non conosco, perché poi l'ho visitata tutta l'Italia fortunatamente. Parli poco, cosa aspetti ad andare in Sardegna? No, non mi attrae, guarda, ho visto dei filmati, non, è una delle regioni che non mi attrae molto, sinceramente. Eppure dicono che a differenza della Sicilia, che ci sono venuto diverse volte, Calabria, Puglia, insomma tutto il resto dell'Italia fino ad arrivare a Aosta e oltre, ma non mi attrae la Sardegna, eppure è bellissima, perché l'ho vista, mio figlio c'è stato, uno dei miei figli c'è stato diverse volte, ma a me non attrae. Non ti attrae, mannaggia, eppure dicono che sia bellissima. Non parli, capisci? Parli poco, quindi devi imparare a esprimerti in modo molto più loquace. Ecco. Noi siamo pronti ad accoglierti, nonostante darti il contrario di quello che pensi. Vieni qua e vedrai che stai parlando molto. Sarebbe ora, dico io, sarebbe ora che andassi, Luciano. Si vedrà, mai dire mai. Eh sì, mai dire mai, hai perfettamente ragione. Intanto arrivano i saluti da parte di Charlie, da parte di Alicia, da parte di Iron e da parte di Mauro. Di ricambio. Ecco, allora io direi proprio di spezzare un pochettino questa bellissima chiacchierata, piacevole chiacchierata, perché io con voi mi trovo benissimo, devo dirlo questo. Con una canzone, si potesse vorria fare che cosa? Questo devi dire all'autore del testo. Io canzone e capirai. Tu dici semplicemente ascoltare e capirai. Vabbè, allora andiamo ad ascoltare Sergio Cintura e Roberta. Chi è Roberta? Chi è Roberta? Sergio? Sergio? Roberta è mia figlia. È fatto tutto in casa qua, non sciupiamo niente. Qua. Voi non buttate anche nulla, non buttate. E allora, Sergio Cintura e Roberta. Altri mestieri, mia figlia è sempre stata attaccata alla musica mia, canzoni sue da bambina che me le porta appresso come giovedì, no? Sì. E quindi è andata grande, quelle volte che viene qui perché lavora a Firenze, ci divertiamo ancora cantando e questo è figo, questa canzone. E allora l'andiamo ad ascoltare insieme, Si potesse vorria. Carena,
chissà forse ho vino che stonga bevè, e intanto per strada te stonga cercando, e tutti sti car, sagliette e scene, le vigole scure non passa nessuno, un ulango, un uomo, una nuvola scura, e la pioggia che scende lo mette paura, io ci la raggiare, tutti hanno il me. Tu sei la freva, tu sei la malattia, sto bella passione che ancora mi coscia, che st'ombra si perde in Giovanna la croce, a lunga ti manda, ti chiama Pavia, non sfregio ferisce, che sta nella mia. Tu sei la freva, che ancora una cosa che stonda si perde Giovanna una croce a lucca e tremanda ti chiamo Maria ci spreso ferisce di storia mia. Scendesse dritti in do fu e a te ma stringesse lo stesso carino rimane voglia non ci pudasse rimane che ancora trovasse vacante stimà voglia che tornasse l'amore da io che invece si è perso e per sempre con te. Ancora una cosa che sfombra si perde in chi vanno una croce a lucca e tremanna ti chiama Pavia mi sento felice che sta anima mia. Tu sei la febbre, tu sei la malattia, bene passione che ancora mi coscia ti stombra si perde Giovanna la croce la lucca che ti manda la chiama va via tu sfregio ferisce che storia mia. Bene passione che ancora mi coscia stombra si perde Giovanna la croce a lunga che ti manda la ti chiama va via su spregio ferisce che storia mia. Bene passione che ancora mi coscia che stombra si perde Giovanna la croce a lunga che ti manda la ti chiama va via su spregio ferisce che sta anima mia. Tu sei la febbre, tu sei la malattia, canzone, ma a me piace moltissimo anche la voce di tua figlia, mi piace tantissimo. Diciamo che è una bella voce, no, una bella voce. Roberta c'è una bellissima voce, sì, è vero, ma parla bene il napoletano come lo parli tu, Sergio? Lui è la portai 8 mesi qui, quindi qualcosa di napoletano lo sa, perché noi in casa parliamo in lingua, cioè non parliamo tutti di nobili italiani, cioè parliamo ecco, così come mi senti, no? Quindi l'accento c'è e non va via, diciamo. Quindi lei è nata qui, diciamo, è venuta qui quasi alle 8 mesi, quindi era piccolina, e quindi ha l'accento anche qui sardo, se l'andiamo a sentire.
ma se n'è andata a Firenze, se la segnava per là, c'è anche l'accento fiorentino. Dove va a prendere l'accento? Beata lei, beata lei. Poi c'è la gioventù addosso che può fare tutto. Lucia, io invece a te ti voglio dire una cosa. Ma con tutte queste canzoni che tu scrivi, ok? Sì. Ma non ti è mai venuto in mente di scrivere una canzone per Mirtilla? Io l'ho chiesto al direttore d'orchestra Gianni Mazza, l'ho chiesto a tanti autori di canzoni che abbiamo avuto qui in diretta. Dico, ma una canzoncella per Mirtilla la volete fare o non la volete fare? Ma succede questo, che io scrivo solo ed esclusivamente su ispirazione. Noi ci conosciamo da poco. E tu ispirati. È chiaro, ti devo conoscere ancora un po' più profondamente, diciamo ancora qualche mesetto, così frequentandoci e scrivendoci spesso io riesco ad avere l'ispirazione necessaria. Che se non mi viene l'ispirazione scriverei un testo talmente banale che sinceramente non mi sento di dedicarti. Ti voglio dedicare un testo su Facebook. Corposo, capisci? Ho capito, ti devo quindi sfrugugliare, come si dice in napoletano. Bravo. Ci devo sfrugugliare su Facebook. Una volta magari qualche email, cose, e così praticamente io ti conosco meglio e riesco a fare qualcosa su di te. Ecco. La chiamerò proprio Mirtilla. Come canzone, oppure usano la musica, magari la metterà Sergio e così. E certo, Sergio metterà la musica, magari mi manderà a quel paese. No, sperando che la metta presto e non la metta fra 10 anni. E no, io mi metto a sfregugliare pure lui poi. Sergio, allora io intanto comincio a sfrugugliare il nostro Luciano Somma. Ha scritto tantissime poesie, tantissimi testi, non mi ricordo più quanti nei fatti, ma credo... Guarda, le canzoni registrate insieme sono oltre 2000, ecco. Le poesie altrettanto. Appunto. Sia in italiano che in napoletano. Appunto. E so che vai sempre avanti, sempre con grandi canzoni. Io sto scrivendo ancora, mo adesso ultimamente mo usciamo in dicembre con 2 canzoni insieme a Damiano Mazzone, che ho fatto il testo e la musica. Però capirai, insomma, io Damiano è giovanissimo, come sapete tutti e due, c'ha 21 anni, io ho 4 volte l'età sua. Hai 24 anni. Però ci troviamo bene, perché anche lui dice che io faccio dei testi molto giovanili e dunque stiamo bene insieme anche lì. Infatti. Sì, vabbè, io penso che l'ispirazione comunque è una cosa bella, no? Cioè scrivere, musicare, perché comunque ci si scarica un pochettino, no? Quando uno scrive qualche cosa che piace, certo. O quando uno fa la musica, perché comunque sappiamo benissimo che la musica è la nostra vita, la musica inizia con noi e finisce con noi, non c'è nulla da fare. Quindi insomma è bello per questo. Intanto arrivano i saluti anche da parte di Carlo e noi continuiamo invece con le vostre bellissime canzoni. Sempre Sergio Cintura e questa però viene cantata da Manuela Giudice. Insieme, in coppia. In coppia, sì. Sergio Cintura ed Emanuela Giudice. Questa non è tua figlia. No, è una bellissima ragazza che sempre su internet ci siamo incontrati e fa il mestiere della cantante, questo è già qualcosa in più, nel senso che le canzoni vanno fatte da chi canta, nel senso certo. Che è anche mestiere cantante. E lei è una bravissima cantante, anche musicista, anche lei è autrice e compositrice e quindi... Ci siamo incontrati, questa canzone è stata fatta proprio via internet, come non pensavo che fosse. Io in effetti avevo cantato tutta la canzone io, ma mi mancava un po' di grinta. Uh-huh. E chiacchierando con lei ho detto, guarda, ti va di dividerla in due, perché in effetti che ci incontriamo a fare una coppia, quindi è facile interpretarla come coppia. Io ti mando come l'ho cantato io e poi ti trovo le frasi e tu puoi... cantare. E lei disse sì, vabbè, mandamela, e così gli è piaciuto il ritmo, gli è piaciuto le parole, e sento di Salerno, non di Napoli, ma comunque
con la lingua napoletana, quindi siamo andati a nozze e abbiamo, ci siamo divise le frasi, sì. E lei è, io ho mandato la mia base musicale cantata da me senza la voce mia nelle parti in cui doveva cantare lei. Nelle parti in cui cantava lei è andata in, in sala, ha inciso questa la parte mancante, l'abbiamo messa insieme. Il risultato è quello che ha ascoltato, che mi sembra una cosa fatta bene. Mi è piaciuta, mi è piaciuta una cosa che hai detto all'inizio, Sergio. Non so come la vede Luciano. Ci siamo incontrati su internet. Una volta ci si incontrava al bar Meloni, ci si incontrava al cinema, ci si incontrava in discoteca. Ma era più bello una volta, Luciano, oppure è più bello adesso? No, ma guarda, secondo me noi dobbiamo essere un po' figli del nostro tempo, dobbiamo adattarci all'epoca. All'epoca. Voglio dire, era impensabile praticamente nel 1960-65. Quando io ero poco più che insomma, ero un giovanotto, anche se ero già sposato, perché sono sposato a 63 anni, a 23 anni, e dunque praticamente era impensabile, diciamo così, che uno si potesse incontrare attraverso un video, insomma. Io collaboro con appunto con musicisti che stanno in Australia, stanno in Canada, stanno in America, stanno in Francia, e questo sarebbe stato impossibile secondo me, sì, all'epoca, perché è una parola, le distanze erano nemiche. Tieni conto che quando sono stato a Parigi per la prima volta avevo 16 anni, cioè ci misi 23 ore di treno per arrivare, e così al ritorno ci sono stato pochi anni fa, ci ho messo un'ora e un quarto. Addirittura si potrebbe partire alle 9 del mattino, arrivare alle 10 e un quarto a Parigi, andare a prendere un caffè, una passeggiatina e ritornare alle 4 e mezza del pomeriggio a casa. È vero, sì, è vero. Era impensabile tutto ciò 50 anni fa, insomma, assurdo, non ci sapevo. È così, secondo me, anche il fatto che giustamente ha detto Sergio, ci siamo incontrati in internet, del resto pure io e lui ci siamo incontrati per la prima volta, sì, in internet. Certo. E se non fosse stato per quella sua visita a Napoli, forse non ci saremmo nemmeno conosciuti da vicino. E infatti, e allora andiamo ad ascoltare, però insomma era bello anche prima, però devo dire, no? Perciò ho detto dobbiamo essere figli del tempo e adattarci ai tempi, perché sennò si vive male poi. E infatti, e allora andiamo ad ascoltare questo bellissimo brano che c'è un dramma fa dentro il bar quando abbiamo la possibilità di incontrarci su internet. Su internet. C'è un dramma fa, è tardi ora, ma io non potevo stare un minuto senza te. Spesso che sto coro qua, che va bien da come qui, oine, oine. C'è un dramma fa, meglio che te ne vai, che c'è un dramma fa. Io resto solo mo, rindano mare guai, tutto quello che ho provato. Questo sentimento ca, sotto solo senza te, oh yeah, oh yeah. Ma sì, ci torna a stare te. Pensa ancora a te. Qua forse che tu bene e puoi sapere perché. E oggi la diurna che mi vede senza te. Ma sì, ti torna a stare te. Qua forse che tu bene e puoi sapere perché. E pierne di un tuo cuore, ma va trovo perché. Che c'è un tramma fa,
respira e pianto che se incontra ma fa questo l'uomo per scarpa e l'amore resta fuori per il tuo cuore sconsolato questo sentimento che nasce e muore non so sta oi ne oi ne. La forza che do bene e vuoi sapere perché è vierna in tuo cuore ma va trovo perché e oggi la diurna che mi vive senza te è vierna in tuo cuore ma va trovo perché ma va trovo perché. Eh sì, bellissima voce, veramente. Complimenti anche a Manuela. Brava, 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 brava. La prossima canzone, invece, carissimo Sergio, io l'ho fatta sentire questa mattina alla mia parrucchiera. Perché tu mi dirai qual è la canzone? Mi stanno caduti i capelli. No, 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 no. No, si parlava di figli, si parlava di figli che praticamente mi arrabbio in continuazione perché tutte le volte che lo chiamo al telefono non mi risponde mai. Se gli mando il messaggino su WhatsApp forse riesce a vederlo, ma il telefono proprio non lo sente, non lo vede, non suona mai o se suona non mi risponde mai. E allora io gli ho detto, guarda, ti faccio ascoltare una canzone casualmente, proprio, ma veramente è successo questa mattina. Una canzone che ha cantato un nostro ospite che tornerà questa sera ospite nel salotto di Mirtilla e poi mi dirai, quando l'ha sentita ha detto ah, da oggi in poi vorrà dire che tutte le volte che non mi risponde gli mando la canzone così almeno appropriata. Matteo, è stato un caso perché si parlava appunto di figli. Effettivamente è la verità, quando uno telefona per una cosa importante ai propri figli, ma tu puoi morire, dico io, puoi morire, ma tanto loro non ti rispondono. Ma secondo te, Sergio, perché non ti rispondono? Perché serve il motivo per poi richiamare i genitori quando servono. Ecco, cioè quando serviamo noi ecco. Non è tutta una tattica. Cioè io do, è un sacco di tempo che non ti sento, track e chiama. Cioè, è una tattica, diventa una tattica. Non riesci a parlare, quella volta che parlo ne approfittano, mi serve questo, mi serve quell'altro e va bene, soffriamo il silenzio. E genitori... Un nipotino di 5 anni vuol fare certe cose, le fai, no? Che ne fai? Chiudi gli occhi, la lingua per terra e pulisci un po' la stanza e si va avanti così. No. E si va avanti così. E bisogna dire che purtroppo è la verità, è la verità. E allora io questo ho cellulare muto, lo voglio dedicare a tutti quanti quei papà e quelle mamme che hanno i propri figli che hanno l'abitudine di non rispondere mai, ma che giustamente, come ha detto adesso Sergio, quando hanno bisogno loro, ti chiamano, mamma, papà, stai bene? Ti devo chiedere una cortesia, riesci a farmela? È da un po' che non ti sento. Sì, infatti, è da un po' che non ti sento, deve arrivare un pacco d'Amazzonia, casualmente il pacco pesa 5 quintali, ti devi anche fare il mazzo per poterlo portare. Però, vedi, ma Mirtilla, io non mi sono ispirato ai miei figli, perché fortunatamente se li chiamo dopo 2 secondi, se sono liberi, rispondono, perché abbiamo una certa età e hanno sempre timore che
magari qualcuno di noi può essere sentito male. Certo. Invece no, la tematica è su una donna che praticamente non mi risponde. Ecco perché il cellulare è muto. Sì, ma noi l'abbiamo ampliata però, Lucia, meglio così, ancora maggiore effetto la canzone. Fa maggiore effetto, perché ogni qualvolta qualcuno mi dice o mi lamento io, vai a ascoltarti quella canzone, ma è possibile ecco. Quindi è vero, sì, tu l'hai dedicata ad una donna che non ti risponde mai, però voglio dire, noi la ampliamo, no? Ma anche ai mariti che non rispondono mai, quando hai bisogno. Allora andiamo ad ascoltare Sergio Cintura con O cellulare muto. Pronto? C'è Sergio? Pronto? C'è Luciano? Ricordo che questa è la voce sempre di mia figlia, che io la quindi
a costringo a cantare ogni volta che viene qua a Napoli, diciamo. Sardegna, non sbagliamo, non sbagliamo, quindi, no, no, ci confondi, ecco, ci confondi le idee. Questi che mi lasciano, sì, sì, mi lasciano una volta di qua e una volta di là, però è bello stare in compagnia, come dire. Certo. Sergio, ma tu vai ogni tanto a Napoli? Sergio, tu vai ogni tanto a Napoli? Adesso raramente, perché non ho più nessuna persona che mi aspetta a Napoli, ho solo parenti di mia moglie, ma comunque ci si va, perché Napoli è qualcosa sempre da visitare, cioè, è sempre piacevole, i vecchi amici, faccio proprio gli incontri di quelli mega galattici, di persone che non vedi da anni. Te li trovi passando e purtroppo guardi le rughe che c'ha lui, ti immagini le tue che c'hai, insomma, non è che tu sei scampato al tempo, no? Certo, quindi si fanno certo tante riflessioni, l'amicizia c'è stata, ci sarà, però il tempo passa e l'uomo non se ne avvede. Potevo mettere gli occhiali così li vedevo meglio, mi confortavo diversamente. Vabbè, ma queste sono, così, sono discorsi di vita, quindi passano per tutti, una ruota, questa ruota tocca a noi, diciamo che va bene così. Ma ti sarebbe piaciuto vivere a Napoli a te, Sergio? E, avendo lo sbalzo di temperatura, perché trovo una tranquillità importante qui in Sardegna, è una frenesia, proprio esagerata. Sperata dall'altra parte è un bianco e nero, però ho vissuto sia del bianco e del nero, quindi sia della ed apprezzare le due cose, e devo dire che in alcuni periodi della mia vita vorrei tornare volentieri e vivere tutte quelle giornate. Io abitavo a Via Consalvo e praticamente le macchine che passavano mi svegliavano la mattina, perché di fronte c'era quello della spazzatura, quindi le cose che quando adesso che sono andato via l'hanno tolto, ma comunque quando c'ero io ogni volta uscivano e entravano i camion, quindi intorno alle 6:30 c'era un traffico che non finiva più e tutti che suonavano bimbi, io ero l'unico che mettevo la sveglia alle 6:30, 7:15 per esempio, non mi lasciava scampo la cosa. Poi lo stadio San Paolo la domenica entravano 90.000 verso le 3 e uscivano verso le 5 90.000, e io stavo proprio lì a un chilometro dallo stadio, quindi praticamente erano 4-5 ore in cui dovevi stare chiusi in casa, perché se uscivi là rimanevi, soprattutto con la macchina, a piedi forse te la cavavi perché sapevo le strade, ma non te potevi, se dovevi partorire, come capitò invece con mia moglie, con la prima Francesca, che è praticamente è partorita ad agosto, il 6 agosto, e noi vincemmo il mondiale una settimana prima dell'82, e quindi quando camminavo mia moglie non sono riuscita a mantenerla, quando mi gemme la coppa scendemmo per strada e tu con sta pancia che sta davanti, quando c'è qualcuno che disse chiamalo come Pierino, che era quello che ha segnato i gol da noi, i tre gol che ci portarono. Va bene tutto quello che volevo, ma se doveva in qualche modo, oltre alla scelleratezza di andare a quel mese di gravidanza in mezzo alla strada, poteva capitare che partoriva per strada, non c'era un altro, non avevi alternative strade. Non avevi alternative. Ecco, questo è Napoli. Da questa parte invece sono abituato alla tranquillità, cioè abito qui a Sinna, c'è una pineta splendida, io andando a correre di mattina a Napoli, come vado a correre di mattina, vengo investito da qualcuno. No, vabbè, andavi sul Virgiliano, no? C'è sto parco Virgiliano. Sì. Vabbè, io comunque racconto questa avventura, capita due o tre giorni fa, che andavo a correre in pineta, che sali, scende, mentre stavo scendendo, sotto occhi sembrava un cane strano, no, era un cinghiale bello di mezza taglia, che mi è passato davanti mentre correvo. Sono delle emozioni che da portare appresso, perché è una cosa, cioè la natura è abbastanza vicina a noi, e quindi infatti. Questa è una cosa bella, una cosa che mi manca se dovessi andare a Napoli. Chiaramente chi
frequenta anche dei posti bellissimi che ci sono a Napoli, ma sono sempre posti da andare a cercare, invece qua non li cerco, me li trovo, già ce li ho. Ce li hai già portata differenza. Di mano. E beh, insomma, è bello. Anche quello è un segnale, non lo so se mi poteva capitare da qualche altra parte. Comunque, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. E allora noi andiamo ad ascoltare invece un'altra canzone che è cantata da Mila Siervo. Core mio senza ete. Core mio sempre senza il ragazzino ete. Del titolo. Chi è questa Mila Siervo? Dunque, Mila Siervo è una cantante che ho conosciuto un anno e mezzo fa circa. Sempre e via che internet. Poi praticamente, sì, e poi praticamente, dato lei è una napoletana, ma vive in effetti in provincia di Como, mi pare, sì, in provincia di Como. E dunque praticamente ha fatto un album con 10 canzoni, tutte mie, e ce ne stava appunto anche qualcuna napoletana, questa qui, che lei canta benissimo in napoletano, perché è napoletana, sta da una trentina d'anni, 25-30 anni in provincia di Como, ma è nata a Napoli, ha vissuto a Napoli fino a una certa età. Uh-huh. Un po' come Sergio, insomma, in effetti. Ho capito. E allora noi la andiamo ad ascoltare. Stava la caccia,
canzone e mi è piaciuta anche la voce della cantante. Sì, sì, ha una bella voce, Mila. È una cantante professionista, canta da una trentina d'anni, dunque è chiaro che è bravissima. Sì, sì, anche il napoletano, nonostante appunto non, come hai detto tu, non vive più a Napoli, indubbiamente insomma è una lingua, il napoletano, che le è rimasta. Certo, quello sì. Sergio. Sì. Stai dormendo, no? Ho l'abbiocco, però resisto ancora. Vediamo un attimino un'altra bellissima canzone che andiamo ad ascoltare insieme. Chissà se tu la conosci, Sergio, e se conosci soprattutto l'interprete Alberto Calì. Lo conosci? Sì. È una io posso raccontarvi lui l'intimo incontro che fu fatto praticamente. Io avevo quasi meno di 18 anni, perché era la chiamata militare, dovevamo fare la visita militare. E chi ha fatto ciò, questa visita militare? Si è trovato in mutande, tra virgolette, con tutta la roba sotto il braccio, e andavamo uno per uno a farci la visita medica al dottore. Vedeva quel coso strano che freddo che ti metteva qui per vedere il cuore se funzionava e roba del genere. Quindi, mentre camminavo, tu che fai? Che non fai? E lui e io sono il piano, già da allora suonava splendidamente, e io appresso a lui, io suono la chitarra e mi diverto così, suonavo in chiesa, io quando ero, sono stato uno dei primi promotori delle canzoni della chiesa moderne con la chitarra. C'è il vescovo che mi sta ancora cercando per il casino. Che combinavi? Dalla celebrazione. Facevo il basso, il buchi ho fatto. Parlando con... Ma che non ci vediamo, facciamo, diciamo. E da lì abbiamo cominciato a conoscerci e a lavorare con quella spontaneità di quell'età che si fa. Quel tipo, fai tu, faccio io, questo qua e questo su. Poi che la vita ci ha diviso, ognuno, lui ha continuato a fare sempre piano bar e lo invidio per questo, perché avrei voluto fare anch'io parte di questo tipo di vita. E invece no, io più inquadrato, la musica, mia madre mi disse, non è una cosa seria, da lì è crollato un mondo di speranze, no? Comunque ho fatto la persona seria, ho trovato un posto di lavoro, mi sono sposato. Ci siamo un po' persi di vista, ma quella volta che ci siamo rivisti abbiamo sempre fatto qualcosa insieme. Lui è molto 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 solitario, tra virgolette. Lui mi piace vivere per sé, per le sue musiche, per le sue cose, e niente, c'ha una mano sul piano, se l'ascoltate, proprio questa canzone che la canta uno, l'ha fatta dal vivo. È difficile ascoltare una canzone del genere vedendo che è fatta dal vivo, non è fatta con lo spartito, con cantate e basta, cosa che è il suo mestiere, una voce io la reputo stupenda, nel senso che dà le sensazioni, le vibrazioni che uno cerca, e ha la sua importanza, e lui non è poi tanto conosciuto, però diciamo abbraccia quei grandi artisti che hanno vissuto di musica e di questa musica ne hanno fatto proprio uno scopo di vita. Ascoltatelo, che vi fa bene alla salute. Ci fa bene alla salute. Queste mobilità di voi. Nu bene che fa male. Andiamo ad ascoltare. E poi ce lo facciamo spiegare dal professore, certo, questa canzone. Certo, va benissimo. Ma brucia un piede sta ferita, che non si sana manca un braccio a te, e ho dolce amare che amara sta vita, campana sto morendo, ma perché sto desiderio è bene, sapisse amore mio che voglio di e quanto mi fa male, e sbatto forte il cuore, che
sempre pazze e perse, solamente te mi trasferite vena, come se fosse un veleno, ma che sta speranza bene. Che fa male, ma bene che fa male, tu stai pigliando sto respiro suo, sta freva un cuore non mi può passare, per me tu rappresenti tutto il mondo, ma sto perdendo e chi mi può salvare. Desideri e bene, sapisse amore mio che voglio di e quanto mi fa male. E sbatto forte cuore, che è sempre pazzo e perso, solamente te mi trasritte vena, come se fosse un veleno mo. Questa speranza è bene, suo desiderio è bene, è la tristezza che mi fa dannare, ma non mi fa paura. E sbatte forte il cuore, che è sempre pazza e persa, solamente te, non bene che fa. La nostra Alicia sta scrivendo una canzone bellissima, una canzone stupenda. Com'è nata, Luciana, questa canzone? Beh, come nascono tanti testi miei, diciamo, ho pensato praticamente a questo bene, a un grosso bene, un bene, diciamo così, veramente superiore a qualsiasi altra cosa, che però poi alla fine fa male perché non è corrisposto. In effetti è questo il senso della canzone, è la classica poi canzone che si ascolta bene, sai, con quelle luci soffuse di piano bar in qualche sera, l'atmosfera è una canzone che dà molta atmosfera, sì. Perché anche la musica è bellissima, dunque chiaramente è stato un dolce connubio parole e musica, e qui nella musica c'è anche lo zampino dello stesso Galì, perché so che in effetti è stato fatto a quattro mani. Cintura Galì. Ah, Cintura Galì, c'è anche la nostra Cintura praticamente. Io ho fatto il testo e loro due hanno fatto la musica. Tu prima hai detto... Sergio, tu prima hai detto una cosa molto importante. Tua mamma praticamente ha voluto che tu prendessi un posto sicuro e ti ha, sotto certi aspetti, fatto scegliere il lavoro fisso e non quello della musica, che magari alla tua età era ancora un qualcosa di incerto. Se tua figlia ti avesse detto papà voglio fare musica, l'avresti, diciamo, assecondata o avresti fatto con la tua esperienza un discorso diverso a tua figlia? Guarda, la voce sta andando via. Attenzione. Diciamo che me, qualsiasi cosa hanno voluto scegliere le mie figlie, non ho mai, perché ho due figlie, non ho mai interferito sulla scelta. Certo, se mi chiedevano un consiglio, il consiglio lo davo, cioè, nel senso che certamente c'è stato un periodo in cui mia figlia, che non sempre la più piccola rispetto alla grande, perché la grande aveva altre passioni, e invece la passione della musica è andata anche in giro a canticchiare, infatti si vede l'esperienza del vocalizzo quando canta, è tranquilla, è bella aperta, morbida, quindi va bene. Solo che poi è stata lei nella scelta della sua vita di laurearsi, quindi mica poco,
Praticamente è riuscita anche a trovarsi un bel posto di lavoro a Pontedera, una ditta di famosa di motocicli, motociclette, roba del genere. E quindi praticamente c'è stata 10 anni. Quella che gli ho insegnato che deve scegliere lei le cose che deve fare, così come anche all'altra, e lei dopo 10 anni ha deciso che questa tipologia di lavoro non andava più bene, o comunque era chiuso un ciclo di lavoro. E quindi è andato, io con l'insegnamento di mia madre non avrei mai parlato un'azienda seria come quella, cioè una bella azienda, non dire che diciamo privata, ma una bella azienda da consumare. Però io l'ho fatto nella mia di telefonia, ne ho fatti 25 per dire di anni di lavoro in quella, sempre la stessa azienda. E quindi di conseguenza sarei stato più portato per le paure che mi hanno messo, che facendo un lavoro diverso da un posto fisso non fosse un lavoro fatto bene. E lei ha mollato dall'altra parte. Ecco, è stato un annetto un po' così, nel senso che prima di si è aperta la partita IVA, ha fatto dei corsi che a lei piacevano di grafica, perché io pure a me il disegno è sempre stato un'altra passione nascosta, e quindi lei con questo grafico è entrato in un altro ambiente, in un'altra situazione, come si chiamano, devono fare uno stemma o qualche cosa di una ditta, di una in qualsiasi azienda commerciale, lei costruisce il simbolo che dà la possibilità poi di poter fare la pubblicità con quel simbolo, quindi già questo era un qualcosa che le piaceva. Poi si è trovato altre tipologie di lavoro scolastico, sempre con la partita IVA, quindi fa adesso 10.000 cose che forse avrei dovuto fare io, le fa insieme e riesce ad avere più o meno uno stipendio dignitoso rispetto a quello che era prima. Quindi per me ha fatto un qualcosa che io non avrei mai fatto, mollato un posto di lavoro fisso poi tra l'altro. Quindi mia moglie è un po' meno contenta. Dipende un po' dal carattere, Sergio, dipende un po' anche dal carattere della persona. Tu magari sei il tipo più, come dire, pacioccone, no? Che se ti dicono una cosa magari la fai per paura di sbagliare. Sono sempre stato a sentire la mamma, e non so, adesso con l'esperienza e con l'età forse qualche volta avrei potuto disobbedire, cosa che non hai fatto, appunto quel pacioccone che è in te magari qualche volta ha sbagliato. Infatti intanto c'è, dimmi. No, io direi che nella vita bisogna fare tutte e due le cose. Da una parte valutare le situazioni che sono più tranquille, e d'altra parte non tralasciare le proprie ambizioni, perché altrimenti la vita passa e ti accorgi di aver fatto delle cose che non ti piacevano, ti hanno dato la mangiare, ti hanno messo a posto, ti hanno fatto quello, ti hanno fatto quella, però non hai fatto quello che volevi, una cosa stupida, andassene in giro, mi è rimasta proprio qui sul gargarozzo. Come... Ma vedi, Sergio, però io credo che, a me parlo anche per un'esperienza personale, io quando avevo i miei 17-18 anni circa, poiché mia madre era impiegata al comune, avevo avuto addirittura la chiamata diretta per poter fare l'impiegato nel comune di Napoli. E beh, io ho rifiutato, ho preferito, diciamo, l'instabilità del rappresentante, perché allora ero agli esordi, è chiaro, e i primi 2-3 anni sono stati molto ma molto difficili, anche perché non rappresentavo solo la Campania ma anche Calabria, Puglia e Sicilia, dunque, senza macchina tra l'altro, dunque era abbastanza faticoso. Però poi alla fine i fatti mi hanno dato ragione, perché poi negli ultimissimi anni, fino a quando non sono andato in pensione, guadagnavo moltissimo, abbastanza, insomma. Chiaramente nel comune, che lei lo stipendio a quell'era, mi sono spiegato la differenza. Certo, insomma. Certo. Ma molto dipende dal carattere delle persone, comunque, cioè quelle che non hanno la forza di dire di no e quindi di fare tutto quello che dicono i familiari, sì, i genitori. È un rischio, c'è chi piace rischiare e sì, chi no. Sì, sì.
È un rischio, è un rischio. È nel carattere. Cose, io ho preferito rischiare, oddio, io avrei voluto ancora più che fare il rappresentante, io avrei voluto fare, diciamo così, l'autore proprio come professione, l'autore, già da allora, perché mi è sempre piaciuto scrivere, o nel giornalismo o appunto nel campo musicale. Nel giornalismo ci sono anche riuscito, perché sono stato iscritto anche all'albo professionale, ho scritto centinaia di articoli per vari giornali, ancora oggi collaboro con alcuni giornali, però stavolta online, non più cartacei, ma voglio dire, però il mio sogno proprio era quello di diventare un autore in effetti, più certo, che rappresentante, però economicamente mi è andata bene, non mi posso lamentare. Intanto voglio dirvi che Laura sta scrivendo nella nostra community che domenica lei sarà a Napoli, è una città che lei adora, dove va quasi tutti gli anni, almeno per un giorno o due, e quindi questo bellissimo anticipo di aria napoletana le sta facendo molto molto piacere. E beh, l'aria di Napoli è sempre bella, Laura, l'aria, i colori, il mare, certo, il Vesuvio. Poi ci sono tante cose da visitare. Sì, so che lei viene a Napoli per un evento, adesso non mi ricordo, mi auguro che lei me lo scriva se mi sta ascoltando, così ve lo comunico poi in diretta. So appunto che deve venire a Napoli, ma non ricordo in questo momento in che occasione, per quale motivo. Ecco, per quale occasione appunto verrà. Un altro cantante, Dario Rustichelli. Beh, grande tenore Dario Rustichelli è un grande tenore, e infatti sì. Comma una creatura, questa canzone ce ne vuoi parlare tu, Luciano? Certamente, questo il testo è mio e la musica è di Sergio, con la collaborazione dello stesso Dario Rustichelli, il quale è anche un autore, diciamo, un cantautore. Dario Rustichelli è un cantante conosciutissimo, che ha girato mezzo mondo, è stato in America, è stato in Canada, è stato in Australia, è stato, insomma, ha fatto un po' il giro del mondo. Adesso c'ha una certa età, c'ha qualche anno meno di me, però c'ha ancora una bella voce, perché in effetti questa l'ha incisa l'anno scorso, dunque la voce è ancora buona, abbastanza buona. Per quanto riguarda il soggetto, lo ascolterete, è inutile spiegare, io sono sempre stato contrario a spiegare i testi di canzoni, perché altrimenti perde la curiosità dell'ascolto. Sì. Io conosco Luciano, Claudia Rustichelli, che è anche una cantante. No, ma non sono parenti, per il semplice motivo che Dario Rustichelli non è il vero nome e cognome perché e lui lo sa, cioè lo sanno, sto parlando di una biografia, dunque non dico nulla di nuovo. Dario Rustichelli in realtà si chiama Tonino Esposito. Ho capito. Dunque Rustichelli, l'altra invece credo che sia proprio una Rustichelli, ma non possono essere parenti perché è un nome d'arte. È un nome d'arte questo qua del nostro Dario Rustichelli. Ok. Conosco la cantante, la conosco. Tra le mie amicizie, diciamo, di Facebook, però non sono assolutamente parenti. L'andiamo ad ascoltare allora, andiamo ad ascoltare questa meravigliosa voce di Dario Rustichelli con Nagatura. Com'è triste sto tramonto che stasera, o mar sta incazzati uscire e mire, monta sti labbra mora una preghiera, a notte scendo cu piazza più scura, che freddo vuole tenga e che paura. Soffrendo troppo senza te, a mio oggi sta carendo lentamente, e in fondo chi sti suona un anno, mentre te pensi me con l'ombra mia, niente nessuno mi fa compagnia. Ci abbruciano sto cuore, io tu vas a amore tutte le sere.
stiravo bene insieme a me. Scendono qua in lacrime da luna, da un ritorno non ci spero più. E restare di chiodo come te, e sento attorno ai piedi sta preghiera. E non ne può pure a smoggi mia io voglio sulla te ti sento stai e che fai senza me. Questo cuore senza pace e l'aria che si perde in quella mia spunta una tristezza prima sera, un pensiero viene triste senza luna, tutto cuore non lo sai tenere, te ne si chiude fuori senza me. Pioggia sta carendo lentamente e il fulmine che sti suona una una. Io ti basavo amore tutte le sere e ti stringivo come una creatura e respiravo bene insieme a me. Scendono qua in lacrime attorno ai piedi sta preghiera, tu stai lontano e non ne puoi. A smoggi mia io voglio sulla te, chi sa dove stai e che fai senza me. Dario Rustichelli è anche un musicista o... Sì, 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 non solo musicista, ma lui ha insegnato musica, canto e musica e piano, no? Praticamente per moltissimi anni, ed è stato anche impiegato anche lui alla Telecom, combinazione. Anche lui nella telefonia, sì. Anche lui nella telefonia, però poi lasciò la telefonia per l'insegnamento, per 20-25 anni ha insegnato musica, canto. Bello, bello. Un altro cantante invece abbiamo Raffaele Paribello. Chi ce ne vuole parlare di questo? È Raffaele? Più Sergio, perché diciamo lo conosce meglio di me, quando è un sardo, dunque. Ah, vai Sergio. Lui ha il padre sardo, cioè padre napoletano, ed è vissuto qui in Sardegna, quindi qualche piccola nota quando canta si sente, però ha una voce da baritono naturale e quindi riesce a gestire bene la sua voce. E questa canzone è una di quelle che mi piace, proprio la sento, se uno entra un po' sia nelle parole che nella musica, riesce a ottenere un bel risultato di impronta. In effetti parliamo sempre di figli di Napoli, in effetti, quindi ritornare per uno che sta all'estero come me, all'estero, diciamo, una bella città come Sydney, diciamo, sente il sapore di, come il grande Merola che parlava degli emigrati, no? Sì, carne da macello, diciamo, esagerato. Chiamate Napoli 081. Sì. Buonanotte. Comunque lui, ci incontriamo ancora spesso e volentieri, una splendida figlia, e praticamente è venuto proprio a casa, ci siamo messi a cantare certe canzoni ed alcune sono uscite bene e le abbiamo presentate. Questa è una di quelle. Lui
questo, ha provato anche a studiare musica per tenore e roba del genere, i risultati ci sono. Chiaramente però che il mercato, come dire, della musica è sempre difficile, puoi cantare bene, puoi suonare bene, puoi fare un sacco di cose, ma se non entri in un certo cerchio di movimento non, no, ma poi secondo me, non per qualche cosa, ma la Sardegna certamente non è una regione che può, diciamo, dare molto spazio ai cantanti che non siano locali e che cantino in sardo, come sono spiegato. Lì per fare fortuna e per poter arrivare a qualche ospitata televisiva e farsi conoscere di più, sarebbe dovuto andare a Milano, a Roma. Sì, infatti. Ma diciamo che poi chi si abitua a questo ritmo poi non vuole andare fuori, perché tutto è sempre la stessa storia. È naturale. Quindi, comunque, ripeto, ci siamo, perché lo facciamo perché ci piace cantare, suonare, trovare soluzioni musicali. Eccoci qua, siamo tutti pronti per dare il massimo di quello che possiamo, senza dover essere insieme ad altre situazioni più importanti, cassa discografica mega galattica. È facile, se canti bene è facile cantare meglio con un'orchestra, è facile cantare meglio con un coro, è facile cantare meglio con gli strumenti dal vivo, ma questa è una cosa ovvia. L'importante è lo spirito, e quello sicuramente non siamo secondi a nessuno. Raffaele è uno di quelli. Però Sergio, io credo una cosa, che ne parlavo ieri con un gruppo di musicisti più o meno giovani, perché insomma potevano sembrare ragazzini, ma effettivamente ragazzini non lo erano. Cioè, quando uno canta per divertimento, credo che forse, e non per obbligo, perché il cantante, noi abbiamo proprio fatto l'esempio, cioè mi è piaciuta proprio l'espressione di uno di loro, dice: noi non siamo obbligati a cantare, cioè nel senso che se uno avesse il successo, è vero, il successo ti fa guadagnare tanti soldi, ti fa conoscere, eccetera, eccetera, però quando uno poi viene chiamato nelle varie tournée, comunque sei obbligato ad andare, per non perdere, tra virgolette. No, diventa un mestiere, fa per forza. Ecco, e invece cantare per divertimento, secondo me uno ci mette più anima. Sì, in effetti esprime un sentimento, e questo sentimento è per giunta libero, cosa che deve essere, qualsiasi sentimento deve essere libero, combaciano e viene tutto più facile cantare, trovarsi gli amici, e poi diventi amico. Quando fai il complesso diventi amici di tutti, siete tutti per uno, uno per tutti. Sì. E quindi sono cose, esperienze che molte persone dovrebbero fare, cioè stare in compagnia piuttosto attaccata a un telefonino, sì, magari muto, ma muto. Comunque con tutto quell'ambaradan, che non parli più né con i figli né con gli amici, perché tutti quanti a tavola sono quattro telefonini e quattro persone che giocano col telefonino, poi perdono tempo col telefonino, non va bene. Bisogna fare sì il telefonino, che rispecchiamo i tempi, ma penso che sia più importante un dialogo, una piacevolezza di guardarsi negli occhi. Non so, da ragazzino sono guardavo il viso delle ragazzine a cui correvo appresso, diciamo, mi sembra proprio snaturare la crescita di un ragazzo, non lo so. Nonostante che io sia uno di quelli che ha vissuto la telefonia come lavoro importante della mia vita, quindi sono nato proprio con nei primi 1500 impiegati per la prima volta nella telefonia mobile, e quindi siamo primi nel tempo, unici assoluti, e quindi rimango nella tecnologia attaccata a questa realtà. Però al di fuori di avere un telefonino di notte, di giorno, di sera, mentre in trance, quando sei in trance, lo passo, no? Bisogna arrivare a un, bisogna lavorare quando serve, non è che può servire 24 ore su 24, certo. Serve quando devo lavorare, serve quando mi serve di raggiungere un qualcosa che non posso raggiungere, e basta, poi basta, si mette da parte, lasciamo stare le cose, viviamoci.
problema è questo. Viviamoci la nostra vita, certo. Ma il problema è grosso, perché se tu praticamente a questi bambini di oggi di 5-6 anni già gli dai il cellulare in mano, è chiaro o no? Questo praticamente ormai non si svezza più, rimarrà sempre con il cellulare a mano. Secondo me, capite? Perché purtroppo l'andazzo è quello, tu vedi in mezzo alla strada, vedi dei ragazzi che stanno continuamente, per esempio, anche i miei nipoti, anche i miei figli che sono grandi, no? Sono piccoli, il primo c'ha 54 anni, il secondo 52, vengono qua, ma noi stiamo parlando con chi lo so male, ma quello è per lavoro, sì, va buono, ma ci sono degli orari. Se stiamo mangiando, per esempio, all'1:30 la gente non ha da telefonare, invece questo fatto lo cellulare, io li chiamano a qualsiasi ora. È capito? Vero, è vero. Questo è fatto. Purtroppo sì, è così. E allora noi andiamo ad ascoltare Raffaele Paribello, figlia di sta città. Andiamo ad ascoltare insieme. Sti scalelle che salgono a mare, pare che in cima tu cassero uscire. Lascia aperta così a centenare, a mezzo tanto ombra non solo pensiero. Sono cose che belle più amare, è una vita vestuta e speranza. Pure tu va sciaiolo pezzente, t'appiccia per niente, ma tutta sei tu. Figlia sta città, che poco te può dare, non te può rassegnare. Non può campare così, da suona da scena, tu una guaglione sì, cresciuta in prese già, o sai capola, con mano palumelle, allarga la stiscella, e lascia la stuvascia, cercando la libertà. Cielo tante stelle che non so più vedere, t'aspettano battici a luce tuoi sta là. Si scarelle che salgono a mare, pare che in cima tu cazzo rucino, va sciapirta così a centenare, a mezzo tanto un bruno solo pensiero. Se non c'è sta Gesù, ancora va salvare, che l'aga resta di sciora da gioventù, poi si da mica va. Sti scalelle che salgono a mare, pare che in cima tu cassero cielo, ma c'è aperta così a centenare, a mezzo tanto ombra non solo pensiero. Sono cose che vanno più amare, è una vita vestuta e speranza. Pure tu va sciagliolo pazzente, da piccia per niente, ma tutta sei tu. Bellissimo anche questo, ma questo CD quando esce? Perché so che ce l'ho in anteprima, o sbaglio? Parli tu, Luciano, che... Il CD esce il 25 novembre.
Ecco, quindi noi le stiamo ufficialmente c'è in anteprima questo che c'è tu, appunto, dobbiamo dirlo noi questo, no? Che ecco, è un'anteprima, quindi diciamo è un'anteprima, però ti devo essere onesto, non solo per la tua radio, diciamo che anche qualche emittente già le sta passando, perché io ho dato loro tramite WeTransfer il CD, mi sono spiegato. Certo. Però diciamo che sono 2 o 3 giorni, siete i primissimi in assoluto, perché poi a tutte le altre radio verrà mandato dopo il 25 su richiesta, è chiaro. Certo, certo, quindi noi ce l'abbiamo su richiesta da parte di Antonietta di Mirtieta. Il 25 sarà su tutti gli store, dunque si può richiedere o su Amazon o su Believe, uno di questi store che praticamente stanno sul web, e si può richiedere là direttamente, non ci sono problemi. Direttamente lì, ecco. Poi per chi invece volesse contattare i nostri due ospiti, basta praticamente andare su, abbiamo il Facebook, no? Se non mi sbaglio, Luciano Somma. Sì, anche Sergio c'ha più di un diario, diciamo. Io ne ho personali, ne avrò 3 o 4, però poi ci sono i gruppi, eccetera. Però Luciano Somma, Luciano Somma Bis, mi trovano, non ci sono problemi. Certo, invece Sergio, abbiamo quanti Sergio Cintura abbiamo, Sergio? Ma pare che più di uno anche lui, uno è sicuro, ma non ricordo se c'è anche un Bis. Diciamo che nella mia famiglia siamo pochi come Cintura, ma siamo tutti sotto musicisti. Io ho un mio cugino Lino che ha sempre lavorato nella musica, ha avuto molto più successo di me, nel senso che è legato direttamente a Massimo Ranieri, che sono cugini diretti. Io sono cugino di secondo grado. Quindi dalle conoscenze da ragazzino sono cresciuto, lui suonava la batteria e io praticamente quando andavo a casa sua sentivo la batteria e c'erano dentro vari ragazzi che suonavano, compreso il massimo che poteva tenere di 16-17 anni, cioè queste cose qui. Un qualcosa che mi porta appresso. No, ma noi parlavamo, Sergio. Noi parlavamo del diario, cioè quando in Facebook sei solo tu Sergio Cintura o c'è Sergio Cintura Bis? Sì, no, io ho notato un Sergio Cintura che è un po' olivastro, è scuro. Che no, c'è un solo blog tu. Sì, sono l'unico. Io dicevo che ne ho più di uno, perché tu lo sai, c'erano più di messi. No, io sono sempre... Ce n'hai uno solo. Sì, allora, Sergio, sono pigrotto, non cerco i pezzi qua, pezzi di là, sono sempre unico. Sei unico al mondo. Ecco. E poi... Come cognome c'è un Sergio Cintura qui su Facebook, ma non c'entro niente con lui, e addirittura mi sembra che sia straniero, che non sia manco... Non è manco napoletano, insomma. No, assolutamente no. Cioè. Ok, allora quello non ci interessa, a noi interessa il Cintura autentico. L'originale. L'originale sempre. No, ho avuto attimi di chiusura, cioè non vi ho seguiti nelle fasi, quindi alle domande ho risposto così come potevano dire. Sì, perché tu ogni tanto così ti addormenti, no, a parte gli scherzi, sei caduto dalla linea. Un break telefonico, sono caduto, non so se si è sentito il rumore. No, diciamo che l'hai attenuato abbastanza il rumore, quindi non si è sentito più di tanto, e quindi insomma l'abbiamo nascosto, infatti noi abbiamo un pochettino, diciamo così, porto la domanda proprio per cercare, però indubbiamente insomma non si parlava di Facebook quando l'abbiamo inserito. Ultima canzone, Manuela Giudice. Chi ci vuole parlare di questa Manuela? Un nome stupendo, tra l'altro, che io adoro. Sì, appunto, come diceva Sergio, Manuela Giudice è una cantante professionista, anche una cantautrice, tra l'altro, perché scrive anche delle ottime musiche, e questa del CD Le canzoni di Sergio Cintura e Luciano Somma è l'unica in italiano, perché le altre sei sono tutte quante napoletane. Questa invece è l'unica canzone in italiano, scritta sempre praticamente, che il testo è mio e la musica è di Sergio Cintura e, diciamolo, anche di Antonio Altieri, che è un altro nostro collaboratore.
Allora l'andiamo ad ascoltare insieme. Noi torniamo qui in diretta dopo aver ascoltato questo meraviglioso album che abbiamo detto uscirà il 26 di novembre e che noi abbiamo avuto l'onore, grazie a Luciano Somme, grazie a Sergio Cintura, di ascoltarlo in anteprima. E che dirvi, ragazzetti, il tempo scorre, il tempo non mi dire è che volato, è volato. Sergio, tu ci sei? Sì che ci sono. Ah, non è che mi sei caduto di nuovo, ecco, ok. Sapendo di non dover cadere sono rimasto in piedi. Sì. Ah, ok. I saluti adesso, salutiamo i nostri ascoltatori per essere stati qui con noi, per aver ascoltato questa bellissima musica, per averci deliziato con la musica napoletana che noi tutti amiamo, ma non soltanto qui in Italia, anche all'estero sappiamo perfettamente, insomma, che la musica napoletana è seguita moltissimo, e quindi un grazie veramente infinito da parte mia e un arrivederci a prestissimo a voi. Sergio? Buona serata a tutti, grazie della vostra pazienza di averci ascoltato fino in fondo. Qualche canzone di questa la potete trovare direttamente su YouTube, facendo nomi, il mio di Luciano, ne trovate tante di canzoni e potete ascoltare anche lì il nostro repertorio, la nostra voglia di cantare, il nostro modo di fare. Un saluto e una buonanotte. Ok, allora io Luciano Somma ringrazio Mirtilla, ringrazio te Sergio e tutti gli ascoltatori, un forte abbraccio. Volevo solo aggiungere, per onestà, diciamo che il CD è delle edizioni Italian Way Music di Cusano Milanino Milano, lo troverete sugli store dal 26 novembre in poi. Grazie mille, un abbraccione a entrambi, circolare, enorme, abbracciamo la Sardegna, abbracciamo Napoli
da Torino, e a voi un caloroso veramente abbraccio da parte mia, con tantissimo affetto. Ciao.